senza maschera. Stai pronto a fare una diretta a casa. Chi sta a parlare? Voglio guardare. Ecco che vi fa pure lei una foto. No, no, chi siete? Vorrei sapere chi siete. Vorrei sapere chi siete. Ah, sì, dove sta Ciculli? Eccola, eccola. No. Allora, noi ci eravamo capite quando tu mi hai telefonato? L'hai spiegato a queste signore chi sono? Glielo spiego io a queste signore che non ho mai visto in questo parco? Glielo vogliamo spiegare? Sto registrando, eh? Vi presentate per favore. Allora, io sono Mirella Arcidiacono, presidente dell'associazione Il Tempo Ritrovato, nata nel 1990. Lui l'avrete conosciuto, è Roberto Colasanti. Mi manca il sassofonista, perché noi da anni, io l'ho conosciuto l'altro anno lui, ma io da anni porto avanti questo discorso per dedicare un parco a Donatella Colasanti, combattente per la giustizia. Allora, sia ben chiaro, ci siete cascate pure voi oggi, perché quando è venuta la sindaca e c'è cascata pure lei a dedicare questo parco a Donatella, il parco a Rosaria è stato dedicato tanti anni fa da un certo Fratangeli, democristiano. Io non sono di nessun partito, se fossi di un partito sarei del mio vecchio partito socialista, ma non voglio che dentro questi discorsi c'entrano i partiti. Siccome stiamo preparando il 29 e il 30 settembre e il 3 si vota, come ho detto già a Michela, che nessuno faccia il paraculo o la paracula di giocarsi questa cosa partitica, perché questo prato fa schifo, lo vedete un po' pulito, ma questo prato fa schifo, prato, giardino. Io con l'associazione Il Tempo Ritrovato ho incontrato tante donne, ho fatto parte della consulta regionale femminile della Regione Lazio e sono due legislature che Zingaretti l'ha bloccata, sia ben chiaro, Zingaretti l'ha bloccata, non la Polverini, Zingaretti. Eravamo 110 associazioni, 330 donne, dentro c'erano pure i partiti. A voi può anche non fregarvene niente. Cosa ha bloccato? Non abbiamo capito. Ha bloccato? Non conoscete la consulta regionale femminile? Certo che la conosciamo, avevamo perso la battuta. Sono due legislature che non ci incontriamo più. Allora, quando io vedo... Voi non so chi siete, ma penso che siete di associazioni femminili e femministe. Chi è di voi che ha questa borsa e chissà? No, no, non ve faccio cominciare, no. Prima comincio io, poi vi raccontate quello che vi pare. No, no, che regina, non prende per il culo, io sto dicendo le cose come stanno. Non vi giocate le morte per portare voti, che sia ben chiaro. Allora, qui che c'è scritto, questa la fece Silvia Costa. Pari opportunità, io le pari opportunità non le vedo, vedo che tutte voi, tutte le donne a sinistra e a destra stanno sponsorizzando sindaci maschi, fatevi una bella riflessione, non è cambiato niente da quando io ho cominciato, cioè 31 anni fa, poi fate come cavolo vi pare. Io Gualtieri non lo voto, non voto Calenda, non voterò nessun sindaco e nessuna sindaca. Basta, ecco, adesso va avanti te, lo sapevi che era dura. Ciao, niente, che succede? Te caschi dai nuvole, pure te, vabbè. E lo so, tu arrivi sempre adesso, poi. Poi vi dico quello che succede il 29 e il 30. Il 30 qui, il 29 da Donatella, da Rosaria.
Testa. Beh, dovevi essere presente, Robè. Ecco. Perché poi, Robè, chiamano a te, non hanno fatto niente, arrivano, si candidano e se vanno fa belli sotto la morte di tua sorella. Io non ci sto proprio. Ma mica perché, mica con sto partito, con tutti, con tutti. Questo matrimonio a tutti nona. Deve venire pure, deve venire pure lui? Amedeo. No, è diventato lui. No. Lui mi ha detto l'altro giorno. Indu l'altro giorno mi ha detto, Michela ti ha chiesto il permesso, sì, mi ha chiesto il permesso, però poi. Ha detto sì. Però dovevo farglielo un discorso a tutte queste signore che non ho mai visto. Mai viste. Venissero adesso a zappare e a annaffiare. Non è venuto, non c'è. Allora, sì, sì, c'è, no. Però sta fuori. Eh no, ha visto sto assembramento, non vieni, vieni, te lo presento. Fammi finire qui.